progetto è il progetto di archeologia delle migrazioni non documentate con un caso studio a Lampedusa, quindi l'obiettivo è quello di documentare le tracce che lasciano le migrazioni contemporanee, quelle che arrivano dalle rotte illegali, dalle coste africane fino a Lampedusa, documentarne archeologicamente con i metodi propri dell'archeologia contemporanea ciò che si trova, le tracce, gli oggetti, ma anche il paesaggio, l'archeologia del paesaggio, quindi dell'isola e di tutto il contesto che comprende e è scenario di questo fenomeno da ormai quasi 30 anni. L'archeologia è un metodo, no? di ricerca, un metodo di lettura di ciò che ci lasciamo dietro, quindi non è uno studio del passato, è un modo con cui si legge la società, i fenomeni della società. Questo vuol dire che non si ha alcun taglio cronologico, si può indagare qualunque momento storico, compreso il nostro presente, che poi peraltro domani sarà già passato. Quindi i nostri metodi possono contribuire, perché gli archeologi leggono la traccia materiale e non lo fa nessun altro, no? Quindi possiamo dare il nostro contributo nella ricostruzione di una lettura sociale, storica, di quello che avviene, di quello a cui partecipiamo.